Fondamentalmente ad Andrea non fregava un cazzo di quello che la gente pensava di lei. Era ossessionata da ogni dettaglio del suo aspetto, ma questa era una cosa che riguardava solo lei. Oramai aveva smesso di provare a capire che cosa pensavano gli altri, già era troppo difficile capire che cosa volesse lei. Questa del non curarsi dell'opinione degli altri era però una conquista recente. Poco meno di un anno fa, Andrea aveva passato 2 settimane a pensare a come vestirsi per la festa di Giorgio. Si era comprata per la prima volta un eyeliner nero e aveva preso un paio di calzettoni verde acido. Sarebbero spuntati da una minuscola feritoia tra i pantaloni larghi e gli anfibi, solo se avesse accavallato le gambe. Lei accavallava le gambe solo quando si sentiva molto nervosa, e quello sarebbe stato un segnale, una richiesta di aiuto. Nessuno però si accorse del suo disagio, anche se tanti avevano visto le calze. Andrea era incazzata con se stessa perché non riusciva a farsi capire dagli altri. Non aveva ancora capito se il suo desiderio più grande fosse quello di passare inosservata o di farsi fare i complimenti da tutti.